Eccoci tornati in diretta con la finestra di Aria Pulita. Io ho veramente, veramente piacere di presentarvi Emanuela Basso Petrino, che è direttore generale della Fondazione Teodora. Buongiorno, ben arrivata. Grazie. Ed è una fondazione favolosa, fantastica, che ripropone un po', se vogliamo, un film famosissimo, che insomma, il dottor Sorriso che arriva negli ospedali. Il dottor Sogni. Il dottor Sogni che arriva negli ospedali a portare davvero un sorriso a quei bambini che magari sono in ospedale e poi hanno delle patologie particolari. Ci vuoi raccontare che cosa si occupa la Fondazione Teodora? Sì, certo. Fondazione Teodora nasce in Svizzera 21 anni fa e in Italia ormai 19 anni fa, con l'obiettivo appunto di portare un momento di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, grazie all'intervento dei dottor Sogni, che sono degli artisti professionisti assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in ambito ospedaliero pediatrico. In particolare attualmente c'è in corso una campagna SMS per un progetto molto concreto. Abbiamo l'obiettivo di continuare a portare il sorriso ai bambini ricoverati nei reparti dove si curano le patologie più gravi, quindi nei reparti di oncoematologia, cardiologia, neurologia, neuropsichiatria, e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti gli telespettatori. Allora, intanto apriamo i telefoni, che così se qualcuno vuole avere ulteriori informazioni o vuole raccontarci magari un'esperienza, se qualche bambino o qualche familiare ha avuto contatto con questo dottor Sogni e ci vuole raccontare com'è andata, lo può fare telefonandoci in diretta allo 02 45 70 23 12. C'è un numero di un SMS che Emanuela Basso Petrino sta indossando, che è il 45 502. C'è tempo fino al 26 di gennaio, quindi siamo veramente in dirittura d'arrivo, per donare 2 o 5 euro. E che cosa andranno queste donazioni? Queste donazioni appunto serviranno per un progetto molto concreto, come dicevamo prima, volto appunto a consentire ai nostri dottor Sogni di portare momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in reparti di alta complessità. Alta complessità significa quei reparti dove si curano le patologie più gravi, quindi dove l'intervento, che è costruito ad hoc per ciascun bambino, ha un'efficacia straordinaria sulla parte sana dei bambini, che comunque esiste sempre anche quando il bambino è malato, e sull'intera famiglia che comunque è colpita dal dramma di una malattia così grave del proprio figlio. Quindi l'intervento del dottor Sogni è davvero straordinario, perché come dicevamo si occupa di curare la parte sana del bambino, lasciando evidentemente ai medici la cura delle patologie, quindi la prescrizione delle terapie, sì, ma con un intervento che porta un sorriso, un momento di ascolto sia al bambino, quindi al piccolo, che all'intera famiglia, di settimana in settimana, con un intervento quotidiano. Quindi... Ecco, questo dottor Sogni non è una persona presa a caso, cioè sono degli artisti che vengono appositamente formati per sapere che cosa devono andare a fare in ospedale e quali sono i confini dove si devono muovere. Assolutamente corretto. Non solo sono specificamente formati dalla Fondazione con una formazione iniziale e una formazione continua, ma sono altresì assunti dalla Fondazione. Quindi sono proprio nostri dipendenti, che quindi hanno una professionalità di altissimo livello. Quindi l'eccellenza della formazione dei clown dottori di Fondazione Teodora Onlus consente loro di poter avere accesso anche a questi reparti, dove viceversa non sarebbe possibile intervenire data l'alta complessità delle patologie che qui vengono curate. I bambini gradiscono, dalla vostra esperienza, questo incontro con il dottor Sogni? Riescono ad avere dei miglioramenti? Devo dire, l'intervento è strepitoso, perché il bambino, come dicevamo prima, anche quando è malato, è comunque un bambino. C'è sempre una parte sana del bambino che vuole uscire, quindi vuole giocare, a volte vuole anche piangere, urlare, sfogarsi. Il dottor Sogni a volte diventa anche il trade union tra il medico e il bambino, perché diventa il confidente del bambino, al quale si sente di raccontare le sue paure, anche il dolore per la malattia o semplicemente ha voglia di giocare. E tra l'altro la formazione dei clown dottori consente loro di poter interagire con i bambini e con gli adolescenti, quindi utilizzando diversi strumenti di comunicazione che in ragione della formazione che ricevono sono in grado poi di attuare, adattando la situazione alla singola esigenza che si trovano davanti. Allora, l'attività della Fondazione Teodora inizia nel 1995, oggi siete presenti in 37 reparti in tutta Italia, che sono principalmente reparti di alta complessità, quindi dove si curano le patologie
più gravi, con l'obiettivo appunto di conciliare l'eccellenza pediatrica con l'accoglienza e con l'umanizzazione dei reparti pediatrici, dove indubbiamente si vivono situazioni drammatiche, perché poi spesso quando la malattia colpisce un bambino, colpisce l'intera famiglia. Quindi non solo il bambino ne soffre, ma i genitori, i fratellini che in qualche modo vivono questa vita in ospedale in modo drammatico. Ecco, chi chiama la Fondazione Teodora? Se io fossi un genitore che sta ascoltando la trasmissione in questo momento e avessi un bambino che si trova in ospedale, come faccio ad attivare questo servizio? La relazione della nostra fondazione è direttamente con gli ospedali, quindi noi sottoscriviamo dei protocolli con le varie direzioni sanitarie, le quali quindi ci autorizzano a fornire questo servizio, che mi piace dirlo è completamente gratuito sia per l'ospedale che ovviamente per le famiglie che ricevono il nostro servizio. E quindi viene poi stabilito un planning su base trimestrale, in base al quale ogni settimana, a un orario prestabilito, ci sono queste visite speciali dei dottor Sogni che di stanza in stanza visitano i bambini. Lei citava prima Patch Adams, credo, si riferisse al film di Patch Adams. Il cui scopo è il medesimo, se non che Patch Adams era un medico vero che faceva il clown finto per prescrivere meglio le terapie, mentre i nostri sono clown veri che fanno i dottori finti. Il contrario. Con l'obiettivo, peraltro, di comunque portare un momento di sorriso, di gioco e quindi con la volontà di far sorridere i bambini, perché i bambini che sorridono, come diciamo sempre noi, ridere li rende più forti. Questo è più di un esperimento, perché questa fondazione, visto che parliamo dal 1995 ad oggi, si è consolidata. L'esperienza è importante già in Italia, dove siamo presenti da 19 anni, ma altresì beneficia dell'esperienza internazionale, perché nasce in Svizzera ormai 21 anni fa per volontà di due fratelli, André e Ian Pouli, che sono i figli di Teodora, appunto, i quali in memoria della mamma hanno deciso di costituire questa fondazione che oggi è presente in ben 8 paesi nel mondo. Quindi la Fondazione Italiana beneficia anche del confronto e del dialogo con le altre realtà internazionali e quindi con uno scambio anche a livello formativo che consente ai nostri clown dottori di avere una formazione eccellente. Il rapporto con le strutture ospedaliere è un buon rapporto, quello che siete riusciti a instaurare? Devo dire assolutamente sì, anzi spesso ci capita purtroppo di non essere in grado di accogliere tutte le richieste che riceviamo, perché in ragione della complessità e della serietà che noi svolgiamo, che noi abbiamo nel nostro lavoro, non abbiamo tutte le risorse che ci possano permettere di poter prestare questo servizio in tutti gli ospedali che ce lo richiedono. Quindi abbiamo bisogno del supporto di tutti, anche i vostri telespettatori. Aiutateci, mandate un SMS al 45502 per consentirci di proseguire l'attività e, perché no, magari anche di riuscire ad ampliare i programmi di visita attuali. Ecco, questi programmi di visita sono personalizzati, cioè il dottor Sogni vede la cartella, tra virgolette, clinica del bambino, sa che patologia... Dunque, nel massimo rispetto di tutto quella che è la normativa privacy, quindi con la massima tutela dei dati sensibili del bambino, il dottor Sogni riceve però un passaggio di consegne da parte del medico o della caposala all'inizio del pomeriggio, della mattina di visite, grazie al quale il dottor Sogni sa qual è lo stato di degenza, la patologia di ciascun singolo bambino, sulla cui base quindi poi è in grado di costruire l'intervento e la visita ad hoc. Quindi è personalizzato? Cioè assolutamente casuale, personalizzato, per cui il nostro non è uno spettacolo in corsia, è un intervento costruito ad hoc per ciascun bambino. Quindi si entra in ciascuna stanza e a seconda dello stato del bambino, della patologia, della degenza del bambino in quel momento, viene costruita una visita ad hoc assolutamente personale e individuale. Se mai il dottor Sogni lavora mai con un gruppo di bambini insieme? Raramente, spesso, e direi nell'ordinarietà del nostro lavoro, è assolutamente su base individuale, quindi è proprio una relazione che il dottor Sogni riesce a creare con il singolo bambino, anche perché spesso purtroppo parliamo di lunghe degenze e quindi il bambino che è lungamente ricoverato in ospedale ha l'aspettativa positiva di attendere la visita del dottor Sogni, che da una settimana all'altra lo andrà a trovare, e quindi con il dottor Sogni il bambino... Come si veste il dottor Sogni? Il dottor Sogni è un dottore, è un clown dottore, quindi in quanto tale ha un camice, che però è molto colorato. Ciascun dottor Sogni ha un proprio nome d'arte
E con questo camice molto colorato, ricco di tasche, giochi, dalle tasche escono spesso peluche, giochi, a seconda dell'età e del rapporto che crea con il bambino, stabilisce una relazione che può essere anche solo di ascolto, ovvero di gioco, includendo anche la famiglia, per cui spesso si gioca tutti insieme. Questo è veramente è bellissimo. Noi purtroppo ci dobbiamo lasciare, ma abbiamo un messaggio positivo, soprattutto un sorriso con cui salutarci, e un sorriso ha anche un numero preciso, che è 45502, dona 2 o 5 euro dal 5 appunto fino al 6 gennaio, abbiamo tempo ancora qualche giorno per fare un'azione importantissima, perché quando un bambino riesce a sorridere, un bambino diventa anche più forte. Per cui io ringrazio Emanuela Basso Petrino, direttore generale della Fondazione Teodora, per essere stata qui con noi, e insomma usando quindi l'SMS 45502. Grazie ancora. Grazie molte.